Il rapporto tra l'ebraismo contemporaneo e Gesù Cristo, questa è la domanda. Innanzitutto una premessa importante. Quando parliamo di ebraismo oggi come di giudaismo ai tempi di Gesù, non dobbiamo avere l'immaginario monolitico, quasi che fosse una realtà unitaria. Simile, diciamo così, alla Chiesa Cattolica. Anche nella Chiesa Cattolica ci sono diverse tendenze, però c'è un Papa, c'è una struttura gerarchica e questo compatta tutto. Ecco, nell'ebraismo odierno, come nel giudaismo dei tempi di Gesù, non siamo di fronte a una realtà monolitica. Ci sono diverse tendenze, molto variegate. C'è tutto l'arco parlamentare. Potremmo dire, cioè si va ancora oggi e chi è stato in Israele ha avuto la possibilità anche di percepire visivamente questo, poi se ha avuto dei contatti personali se ne è reso ancora più conto, e abbiamo delle tendenze ortodosse, no? A Gerusalemme c'è ad esempio questo quartiere, Meah Shearim. Il quartiere dalle mille porte, e si dice che loro stanno attendendo che da una di queste porte tornerà il Messia un giorno, arriverà il Messia un giorno meglio. Ecco, questi vivono secondo la legge di Mosè, ancora oggi. Tutto quanto è scritto nella legge, loro cercano di viverlo in maniera puntigliosissima, fin da bambini. Con i loro boccoli, con i loro vestiti, con le loro usanze, anche molto belle peraltro. Rifiutano lo Stato di Israele, notate, sono protetti dallo Stato di Israele, ma per loro non ha senso quello. Attendono il Messia, quindi hanno in mente una teocrazia. È la tendenza più integralista, più ortodossa. E poi, come a dire il vero, anche da noi, sono coloro che sono ebrei di razza, le cui tradizioni vengono ancora vissute a casa. Ad esempio, celebrano il Kippur, il giorno delle espiazioni, come noi il Natale, come noi, spero non come noi, insomma, come alcuni cristiani o tanti cristiani per cui il Natale è una festa, però ricondurre questo davvero a un'esperienza di fede. Beh, ecco, anche nell'ebraismo c'è questa tendenza secolarizzata. Così pure c'è, e mi avvicino alla risposta alla domanda, c'è una tendenza minoritaria, sia in Israele sia in altre parti del mondo, come dire, di apertura messianica, cioè riconoscono in Gesù il Messia, quindi non semplicemente un profeta, ma il Messia mandato da Dio, ma assolutamente non il figlio di Dio fatto uomo. Per nessun ebreo, Gesù Cristo è il figlio di Dio fatto uomo. Quindi l'applicazione del nome proprio di Dio in ebraico, Adonai, in greco, Kyrios, o nelle lingue nazionali per loro è inconcepibile. È bestemmia. O come appunto ho detto prima, è scandalo. Sapete che in greco scandalon è una pietra in cui si inciampa. Ecco, lì loro inciampano. Non è possibile che il figlio di Dio si sia fatto uomo, non c'è un figlio di Dio. Siamo tutti figli di Dio, questo sì. Il re era un figlio di Dio particolare, questo sì, ma il figlio di Dio inteso in senso stretto avrebbe incrinato il monoteismo. Appunto, Shema Israel, ascolta Israele, Adonai Eloenu, il Signore, il nostro Dio, Adonai Echad. È uno, non due o tre. È uno. Per di più, come vi dicevo all'inizio, è totalmente blasfemo dire che se mai per assurdo si potesse pensare a un figlio di Dio fatto uomo, che quel figlio di Dio finisse in croce. C'era nella legge di Mosè una, diciamo così, una maledizione esplicita a chi faceva dei delitti tali da fare quel tipo di morte.
la crocifissione. Maledetto, si dice in Deuteronomio, quindi il quinto libro della legge, della Torah, maledetto, Deuteronomio 21-23, colui che pende dal legno. Colui che dunque è appeso a un albero, a un palo, a una croce. Certo che deve fare quella fine, perché deve dissuadere altri dal fare lo stesso peccato o la stessa infrazione della legge gravissima. Deve essere messo lì, però proprio perché è scattata la maledizione di Dio su di lui, bisogna toglierlo in fretta, perché altrimenti la maledizione può diffondersi, può andare a le famiglie di coloro che o l'hanno sfiorato oppure semplicemente l'hanno visto. Ecco perché gli avversari di Gesù lo mettono in croce. Avrebbero potuto, e ci hanno tentato a dire il vero, farlo fuori tra il chiaro e l'oscuro. Una bella lapidazione, come per Stefano. No, davanti a Ponzio Pilato urlano sia crocifisso. Perché? E perché questo è il tentativo più sottile e più estremo di falsificare quella che ai loro orecchi suonava come una pretesa blasfema. Tu dici di essere figlio di Dio? Bene, ti mettiamo in croce e vediamo. Se rimani in croce sei maledetto da Dio, come fai ad essere suo figlio? Da qui la presa in giro, scendi dalla croce e crederemo che sei il figlio di Dio. Quindi era, se volete, la prova del 9 per mostrare la falsità della convinzione che in maniera sempre più esplicita Gesù è andato avanti a dire per ben 3 anni. Sono il figlio di Dio. Uccidete il figlio del padrone della vigna e perderete la vigna. Ti mettiamo in croce, vediamo se sei davvero il figlio di Dio, se Dio viene a liberarti.